Arianna Fabozzi torna in carcere, respinto ricorso in Cassazione, la donna coinvolta nella vicenda della morte della piccola Fortuna nel Parco Verde di Caivano. Il riesame annulla l'arresto per Maria Licciardi, ritenuta una dei capi dell'alleanza di Secondigliano, era sfuggita al maxi blitz del mese scorso. Traffico di superalcolici tra la Campania e il Nord Europa, decine di arresti e 80 milioni di beni sequestrati a due 45enni di Capodrise e Scisciano. Universiade agli sgoccioli, i primi bilanci con il presidente della FISU. Focus sugli impianti di Caserta, domani l'Italia cerca l'oro con volley e pallanuoto. Maria Licciardi, considerata uno dei capi della cosiddetta alleanza di Secondigliano, non è più ricercata e quindi latitante. Il Tribunale del Riesame ha revocato la misura cautelare emessa nei suoi confronti. Adriano Albano. Il riesame annulla l'arresto di Maria Licciardi, sfuggita lo scorso 26 giugno a un blitz interforze, la sorella degli storici boss dell'alleanza di Secondigliano e ora una donna libera. Ha già scontato in passato due condanne, ma non ha attualmente pendenze. Al momento non si è palesata, ma non esclude il suo legale che possa dare presto notizie di sé. Maria Licciardi era accusata nell'inchiesta della DDA di Napoli, che ha portato a 126 ordinanze cautelari, di essere al vertice di uno dei cartelli criminali più potenti a Napoli e provincia. Accolta dal Tribunale la tesi del suo difensore Dario Vannetiello, che ha puntato su tre punti. La Licciardi, quando era in carcere dal 2001 al 2009, non avrebbe potuto reggere le redini della cosca. Non ci sarebbe alcuna prova di partecipazione ai summit, inattendibili sarebbero poi le dichiarazioni degli accusatori. Infine, la contestazione di alcuni file audio. La Maria evocata in quelle conversazioni non sarebbe lei, secondo Vannetiello. Nei giorni scorsi era stata annullata anche l'ordinanza cautelare a carico di Luigi Di Martino, detto O Profeta, che resta in carcere per altri procedimenti. C'è poi un caso internazionale. Per Domenico Natale erano stati disposti gli arresti domiciliari, le contestazioni, contrabbando di sigarette e tentata estorsione, con l'aggravante di aver favorito il clan. L'uomo era in Romania e stava tornando in Italia per costituirsi, sottolineano i suoi legali, Principe e Puglisi, quando è stato fermato alla frontiera dalla polizia rumena. Prima recluso in camera di sicurezza per giorni, poi trasferito in ospedale per problemi di pressione. I legali ribadiscono la sua salute in pericolo, deve rientrare in Italia al più presto e scontare la misura ai domiciliari.